Buongiorno a tutti. Buongiorno. E benvenuti a teatro. Grazie. Mi presento, così dice, ma chi è questo qua che è venuto la mattina? Mi chiamo Giovanni, ferma come fermati. E questa mattina vedrete uno spettacolo che noi abbiamo letto la storia, pensate, niente po' di meno che in un libro grosso così, che si chiama Le Mille e Una Notte. Conoscete Le Mille e Una Notte, il libro? Però magari conoscete le favole più famose, le storie come Alibaba e i 40 ladroni, Aladino e la lampada magica, ecco. E in questo libro, perché ci sono mille e una storie che racconta la principessa Scheherazade al re, c'è anche quella storia che vedrete questa mattina, che si chiama, che noi l'abbiamo intitolato Il genio nell'acqua, ma il titolo originale è Il pescatore e il genio. Ma sapete, quando si leggono le favole, poi no, uno fa un po' come gli piace, no? Tipo Cappuccetto Rosso, non gli può mettere anche il cappuccetto giallo, no? Arancione, giusto? Però alla fine rimane sempre il cappuccetto arancione, rosso, bianco, vero? Ecco, noi da questo libro abbiamo preso questa storia, poi abbiamo letto un'altra storia che hanno scritto i fratelli Grimm, quelli che hanno scritto Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, che hanno scritto una favola piccolissima che si intitola Lo spirito imbottigliato. Abbiamo preso queste due storie, le abbiamo messe in uno shaker, ed è venuto questo spettacolo. E quindi ora io vi auguro buon divertimento. E dopo lo spettacolo gli attori della compagnia si possono fermare con voi a rispondere alle vostre domande. Ma una cosa importante è che la storia la raccontano due pescatori, due picari, due che viaggiavano tanto, tanto, tanto e la raccontano. Mi raccomando, per le maestre, di spegnere il cellulare e di non fare foto con il flash, che ci sono molte luci e potrebbe dare fastidio. Grazie a tutti e buon divertimento! Grazie. Ciao! Stasera.
Mare.
sono un grande mappa mondo. Sanno sempre dove andare. I naviganti in mezzo al mare. Nord, sud, oriente e occidente. Se non li conosci, non conosci proprio niente. Est è il punto di levante, ovest quello di ponente. Giro tondo, giro tondo. Sopra un grande mappamondo. Sanno sempre dove andare. I naviganti in mezzo al mare. Giro tondo, giro tondo. Sopra un grande mappamondo. Sanno sempre dove andare. I naviganti in mezzo al mare. Dimmi dove sono, o ti giri sempre intorno. Se di notte in mezzo al mare non sai bene dove andare. All'orizzonte c'è una stella. Vai a nord se segui quella. Se la luna è calante, fa la gobba levante. Se invece è crescente, pende verso l'occidente. Dietro la tua testa. A sinistra l'ovest resta. Giro tondo, giro tondo. Sopra un grande mappamondo. Sanno sempre dove andare. I naviganti in mezzo al mare. Ehi, Alonso, il posto sembra essere quello giusto. Già, pare dirlo anche il vento. Apriamo i sacchi! Apri il sacco! C'è di tutto dentro al sacco. C'è del pollo senza piume. Acqua dolce presa al fiume. Del petrolio per il lume. Apri il sacco. C'è di tutto dentro al sacco. C'è del pane fatto a fette. Ce ne sono almeno 7. E si chiamano gallette. Apri il sacco. C'è di tutto dentro al sacco. C'è del vento per viaggiare. Il rumore che fa il mare. Una bussola, un cannocchiale per sapere dove andare. Una corda per legare. Vecchie mappe, molto rare. Una storia per sognare. Una storia che si faccia raccontare. Una storia come un bacio in mezzo al mare. Apri il sacco. C'è di tutto dentro al sacco. Proprio come quella che seguiva Ulisse nel suo lungo viaggio di ritorno. E il vento... E il maestrale, proprio come quello che gonfiava le vele della nave che cacciava.
là, all'orizzonte, proprio come quando Sinbad solcava questo mare. E l'acqua è brillante, perché le sirene vi si possono specchiare. È una notte magica questa, speciale, una notte dove le stelle si possono animare e i sogni realizzare. C'era una volta. Una volta c'era. Sperduta del Mediterraneo, lungo le coste del mare Mediterraneo, e ci voleva un'antica mappa. Una volta c'era tanto tempo fa, ma all'improvviso la regina. C'era una volta un bastimento che navigava tanto tempo e il vascello col suo sultano. C'era una volta navigava tanto tempo. C'era una volta tanto tempo fa, e si sentiva il rumore del mare e non si trovava mai la direzione giusta. Tanto tempo fa c'era una volta. Al largo delle colonne d'Ercole, tanto tempo fa, c'era una volta. Una volta c'era, tanto, lungo le coste del mare Mediterraneo, tanto tempo fa, c'era una volta. Viveva felice in mezzo al mare, gettava tre reti per pescare. Tre è il suo numero preferito, tre dicono numero perfetto, tre come le gambe del suo letto, tre come un gioco, come un rito. Ma se non pesca la pescatrice, non può più essere felice. Doveva vendere il suo vascello, per lei più prezioso di ogni gioiello. Per l'ultima volta prende il mare, per l'ultima volta va a pescare. Ma sono storie, non sono segreti, solo tre volte senza le reti.
e le reti sono in mare. Ne ho gettate 3 come tutte le volte. Anche se questa potrebbe essere l'ultima. Ma no, ci scommetto! Le reti saranno piene di pesci! E non dovrò più vendere il mio vascello. E il mare continuerà ad essere la mia casa. Andrò al mercato e con tutto il pesce che avrò venduto farò una festa e inviterò tutti i miei amici. E insieme balleremo, canteremo. E adesso, forza, tiriamo sulla prima rete. Sarà piena di grassi merluzzi, scorfani, totani, persici e tonni, tonnellate di tonni, quintalate di orate, seppie e anche un bel calamarone! Ma è uno scarpone! E senza tomaia! E con questo fa 3 paia! Farò la collezione. Non mi vuole nemmeno un barbone. Ma non perdiamoci, Dani. C'è la seconda. Me lo sento. Ostriche come se piovesse. Centinaia di platesse. E cozze, vongole, etti di gamberetti. E con quello che costa, persino una bella aragosta. Oh, un piatto rotto! Manco farlo apposta. Sono quasi rovinata. La terza rete la lascio in mare, tanto. Ma no, tanto vale guardare. Ci sarà un altro scarpone, così finirò la collezione. Manco un capitone. Però sul fondo qualcosa c'è. E non è una calzatura, no no, sembra roba vecchia, arrugginita, spazzatura. Ma è un'anfora! Più che vecchia, sembra antica. Che sia di valore? Comunque vada, preferivo un pesce spada. Però, che strano, è chiusa, tappata, oh mamma, completamente sigillata. Che sia piena di diamanti, o di polvere d'oro. Che non sia pericolosa. Però, Amina, sei curiosa. Avanti, che aspetti? Togli il sigillo e non avrai più sospetti. Thank you.
Secondo te? Dai, racconta. Sentiamo com'è andata. Beh,
visto che sarà il tuo ultimo desiderio, ti accontenterò. Cosa intendi dire? Lo capirai. Fra breve lo capirai. E ora apri bene le orecchie. Ah!
Puff! Ma questo vino mi ha messo un certo languorino. Nella pancia c'è un ragno con le sue ragnatele. Che c'è una fame che mi mangerei la tua barca con tutte le sue vele, va? Vabbè, giusto quella puoi mangiare. La mia pentola è vuota. È vuota? Come le mie tasche. Oh, che pensi mi? Oh, la ricetta della nonnina. Serpenti, ragni e qualche moschina. E poi ci metto del succo di naso. Poi mescolo tutto un po' per caso, mescolo tutto fino in fondo. Vedo l'aceti più buoni del mondo. Ma che vuoi? Che dolcetti vuoi che escano con questi ingredienti qui? Ah, non ci credi? No. Bene, e allora apri gli occhi, incredula pescatrice. Dolcetto. Buono dolcetto. Buono. Dolcetto. Che buona. Sa, sa di zucchero. E di cannella. Che buona. Sì, ma dopo aver pensato, chiuso dentro a quell'anfora, cosa hai fatto? Ho ripensato. Ho ripensato. E ho giurato che a chiunque mi libera in 300 anni lo faccio ricco senza danni. Le mie parole andarono al vento, oro e diamanti entro i 200. Ma chi mi libera entro il secolo terzo, lo faccio re di se scherzo. Ma chi mi libera dopo i 300 bellini, gli regali d'oro un bel giacimento! No. E lo fa imperatore e vive contento! No! Lo fai padrone di ogni elemento! No! E allora lo rendi immortale per suo godimento! No! Lo faccio fuori e che muoia contento! E sono passati più di 300 anni? 300 anni, 3 mesi, 3 settimane, 3 giorni, 3 ore, 3 minuti e 3 secondi, bellino! E tutti quanti trascorsi dentro quella maledettissima anfora a respirare il puzzo delle mie scoreggine. Che pensare che un tre arrivino fortunato. Ma non puoi farlo. Sì che posso, io posso tutto e poi giuramenti sono giuramenti. Ma io ti ho salvato. Ti ho reso la libertà. Non è giusto. Oh. Ti prego, risparmiami. Io non chiedo altra ricchezza che quella di continuare a vivere. Ti scongiuro, ti supplico! Zitta, fermaloccia! Non ho tempo da perdere. Sono zoppo le cose che ho voglia di fare e che per zoppo tempo non l'ho fatto. Voglio parlare anche se non è il mio turno. Voglio sedermi sull'anello di Saturno. Ma poi avete abbattuto il suo palazzo. Ti rende conto che se voglio pure pazzo. E costruire un enorme carrozzone. Con tutte le
persone. Ma la fine pubblico ormai stanca. Si siede questo triste salto in banco. Voglio una pizza dolce pieno di Nutella. Per voi mangiare bellissimo seduto su una stella. Ti puoi mangiare su una stella oppure al volo. Ma poi da tutti che tu mangi sempre solo. E puoi viaggiare con il corpo e con la mente. Rivoglio quello che mi ha tolto giustamente. Quello che voglio è quello che ognuno vuole. La libertà per dirlo in due parole. Eliminarti. E come vuoi farlo? Beh, siamo in mare, stile pirata. Tu in piedi, davanti a me, mani legate dietro la schiena. Ed io da dietro che ti spingo con la punta del mio spadino. E poi spluffete in pasto ai pesci. Vabbè, perderesti il tuo tempo. È tanto che non ne pesco più uno. Non ti preoccupare. Ci ho pensato io a ripopolare il mare. Di pesce cani grossi e affamati. E adesso basta. Sulla passerella. Genio, genio, genio. Che c'è? Ripensaci, ti prego. Fatta! E ho rideciso di buttarti in mare. Avanti! Sulla passerella! Genio, genio, genio! Che c'è? E la pietà non alberga dunque nel tuo cuore. Ma io sono un genio! Mica l'albergo! Ti ha fatto ridere la mia battuta, eh? Vuol dire che da grande farà il carico? Che c'è da ridere ancora? Oh, nulla. Dici? Nulla. E poi continui a ridere. Mi vuoi prendere in giro? Oh, no, no, no. Non mi permetterei mai. O mi dici perché ridi? O ti butto di sotto! Va bene, va bene. Hai vinto. Rido perché tu hai detto che stavi chiuso dentro a quell'anfora. Ma è impossibile, non posso crederlo. Ma certo che ero lì dentro. C'ero benissimo lì dentro, te lo giuro. Giuro, giurino, giuramento, faccio solenne giuramento e mai mi lamento, lo giuro. Non ci credo. Quell'anfora non riuscirebbe a contenere nemmeno un tuo piede. Ci riesce, ci riesce. E poi non mi credi neanche dopo il gran giuramento che ti ho fatto? Veramente no. E non ti crederò. A meno che... A meno che? A meno che non me lo dimostri. E allora apri gli occhi, incredula pescatrice. Thank you.
di libertà. Ti ho fregato a te e a tutti i tuoi poteri. E adesso ti ributterò in mare. Finirai i tuoi giorni lì dentro. No! Oh, sì che posso. Io posso tutto. No, è una punizione troppo grande. Oh, sì, è una punizione troppo grande. E cosa dovrei dire io? Volevi punirmi per averti liberato. Hai ragione. Ma mio cuore è indurito da quella punizione spropositata. Oh, sì, sì, adesso dirai che sei pentito. Sì, pentitissimo. E che se ti libererò, mi ricoprirai d'oro da capo a piedi. Tutta bella per voi. Ma a me sarebbe bastato molto meno. Un po' di amicizia, un semplice... grazie. E invece cibo per pesci stavo per diventare. Va bene, hai imparato la lezione. Ti stavo per confrontare meglio. Il cibo aveva punito così duramente. Pausa, ti ho detto. Zitto! Di giuramenti ne hai fatti fin troppi. No. Sono sincero. E tu però che l'ho fatto capire tante cose. Anche tu non hai fatto cibo. Lacrime di coccodrillo! Oh, sì, così poi mi rimetto nei guai. Non posso dimenticare quello che stavi per fare. No, zitto! E pensare che non sembrava cattivo. Forse un po' matto, sì. Ma la mia testa mi dice butta. Ma il mio cuore, perdona. Ma tu non hai moglie! Tu non hai figli! Zitto! Stai zitto un po' più. Devo decidere. Lo butto o non lo butto? Lo salvo o non lo salvo? Che dilemma. Basta, ho deciso. Seguo il mio cuore. Tolgo il sigillo. Davvero un grande gesto, straordinario. Grazie. Oh, finalmente un grazie. È bello sentirsi dire grazie. Ma perché non mi hai buttato in mare? Perché mi hai salvato? Non avevi paura? Oh sì, tantissimo. E allora perché l'hai fatto? Perché se avessi continuato a punirti, non sarebbe uscito il tuo animo buono. Perché i castighi fanno bene se non ci si comporta bene, ma una punizione troppo grande fa ancora più male. I castighi sono giusti se non si risponde a tono, ma dopo una punizione ci vuole anche il perdono. Perdono?
Sì, ti perdono. No, no, perdono. Ho capito, ti perdono. No, ho detto perdono. Questo è il mio dono per il tuo perdono. Oh, wow! Che meraviglia! Ma questo è nulla in confronto a quello che ti sto per regalare. La mia pentola vuota. Oh, è vuota? Mm-mm. E allora... apri gli occhi, incredula pescatrice. Ho detto che mi piace giocare con le palline. Ebbene, queste sono le tre magiche sfere. La prima è quella della prosperità. Mettila nelle tue reti quando andrai a pescare ed esse saranno sempre piene di pesci. Sarai la regina dei pescatori. Con la seconda potrai domare tempeste ed uragani, sarai la regina dei venti. La terza, dopo quello che mi hai detto, è forse la più importante, è quella dell'amicizia. Se sarai in pericolo, falla suonare tre volte ed io sarò da te immediatamente. Grazie, genio! Ma ora è venuto il momento di andare. Poi a me i lunghi addii non sono mai piaciuti. Ehi, genio! Ma hai detto che è arrivato il momento di andare. Ma tu sai dove andare? Eh sì! Lo so molto bene, in giro per il mondo a far leader gli scontenti e a punire i delinquenti. E tu lo sai dove andare, pescatrice! Sicuro! I marinai sanno sempre dove andare. Se non li conosci, non conosci proprio niente. Il sole sta facendo l'oriente. Vado via dall'occidente. Est è il punto di levante. Ovest quello di ponente. Giro tondo, giro tondo. Sopra un grande mappamondo. Sanno sempre dove andare, i naviganti in mezzo al mare. Giro tondo, giro tondo, sopra un grande mappamondo. Sanno sempre dove andare, i naviganti in mezzo al mare. Est, ovest, mezzanotte, mezzogiorno. Dimmi dove sono, o ti giri sempre intorno. Se di notte in mezzo al mare non sai bene dove andare, all'orizzonte c'è una stella. Vai a nord se segui quella. Se la luna è calante, fa la coppa levante. Se invece è crescente, pende verso l'occidente. A sinistra dove resta?
giro tondo, giro tondo, sopra un grande mappamondo, sanno sempre dove andare, i naviganti in mezzo al mare. Andiamo a farmi venire fuori.
Là? Hai capito? Io spegnerei tanto. Sì, sì, sì.